Amici in visione, appassionati di ciclismo, ben trovati. La nostra rubrica Club Velo riparte da Calvi Risorta, dal ristorante La Siesta che ci ospita in questa serata, che è quella di presentazione ufficiale di un nuovo sodalizio che incomincerà a correre tra gli amatori, lo si spera con i migliori auspici. Innanzitutto vi facciamo vedere la divisa ufficiale, il completo, che è questo Cycling for All. Praticamente possiamo tradurre in maniera letterale il ciclismo e la pedalata per tutti, interpretiamolo così, quindi almeno ecco, l'etichetta è di quelle azzeccatissime di questi tempi, perché lo sport va interpretato sicuramente in maniera pulita, innanzitutto per divertirsi, per natura la bicicletta è anche questo. Alla mia destra Pasquale Muto, che è praticamente, posso dire, il patron della squadra. Pasquale Muto è innanzitutto ciclista professionista, credo di poterlo dire, il più rappresentativo del panorama regionale campano, corre per l'amiche Guerciotti, l'ennesimo anno con questa formazione che ha annoverato tra l'altro atleti di livello internazionale e continua a farlo, e Roberto Cesaro, che al suo fianco è un passista veloce, è un professionista completo, lui in attesa della prima vittoria tra i pro, questo è il secondo anno dopo una carriera tra i dilettanti sicuramente molto importante. Poi ci sono tanti amici con noi, c'è Giacomo Garau che ci ospita, c'è Claudio Barbarisi, ci sono tanti altri, ecco, li vedete. A loro che questa sera stanno mangiando e stanno degustando la pizza locale toccherà pedalare e sudare. Incomincio con Pasquale Muto, innanzitutto per aprire una panoramica su quello che sta dicendo in questa fase embrionale la stagione professionistica. Ti sei fatto vedere, già la pedalata è abbastanza buona, però quando ci sentiamo mi dici si va sempre più forte, e quest'anno l'inizio sembra abbia confermato questo dato. Sì, diciamo che professionisti ogni anno si va a limare sempre quel 100 grammi sul telaio e le velocità aumentano sempre. Io ho fatto già, penso, una quindicina di corse, tra le quali ho figurato abbastanza bene, anche non essendo il mio periodo ideale della stagione, perché comunque col freddo non riesco ad esprimermi al meglio. Ho chiuso il Giro del Friuli, ora martedì incomincio la seconda parte della stagione con Coppi e Bartali, altre Vuelta Asturie, altre corse molto importanti alla quale io tengo maggiormente. Ecco, il Giro del Friuli sei stato protagonista di una bella azione, poi si è formato un gruppetto, corsa durissima, la spuntata Serpa Perez che va forte, è per tutte le stagioni, va forte sempre. Sì, diciamo che un corridore completo, è stata una corsa molto dura caratterizzata dal freddo, vento e neve, dove c'è stato un attacco della Saxo Bank a blocco praticamente, infatti ha fatto terzo secondo Sorensen. Lui è riuscito a, sull'ultima salita è riuscito a staccare tutti, io sull'ultima salita praticamente mi è preso un po' di freddo e non sono rimasto un po' indietro, però comunque sono rimasto abbastanza soddisfatto, perché comunque in quelle condizioni non sono mai andato, invece quest'anno sono anche riuscito a dare il meglio di me stesso in queste condizioni così critiche. Però nota a margine, ti sei accaparrato le simpatie dei telecronisti della TV di Stato, sei seguitissimo, sei braccato, questo ti fa onore, poi tra l'altro posso dirtelo da addetto ai lavori, ti sei espresso molto bene quando chiamato in causa al microfono. Però una domanda, l'ultima, poi passo agli altri, a Roberto. Come si fa a competere con le grandi squadre, con le corazzate che si presentano con 8, 9, 10 corridori, tutti diciamo abbastanza equivalenti, con un grande gioco di squadre, e a voi invece in 3 o in 4 tocca fare il lavoro di 10? Diciamo che ci nascondiamo e usciamo al momento opportuno. Però comunque quando sei in gara non pensi a queste cose, perché se ti metti a pensare quello va più forte, quell'altro prende più soldi, quell'altro così, tu pensi solo a pedalare più forte e cerchi di andare avanti. Questa possiamo dire che è la consolazione. Sì, dai, sì. Comunque c'è il fatto che l'amica mi lascia il mio spazio, infatti ora Niemek è andata alla Lampre, però lo vediamo sempre. Fa fatica e lavora tantissimo. Lavora tantissimo e si sta dimostrando uno dei gregari più forti del panorama, quindi vuol dire che anche dall'amica, cioè lui qui faceva il capitano, vinceva le corse, ora è costretto
a tirare per Scapponi e per Cuneo, che comunque gli dà anche le sue soddisfazioni. Assolutamente sì, grande visibilità, grande fatica, però grandi meriti per Szemek, così si pronuncia, il polacco. Roberto Cesaro è il bello del gruppo. Faccia bella. Faccia bella. Caro Faccia Bella, allora è incominciato un anno importante, il secondo tra i professionisti per te. Lo scorso anno qualche acuto nella parte iniziale, che cosa hai imparato e dove devi migliorare? Ma quest'anno diciamo che avevo spostato un po' la preparazione in questo periodo. Sono partito più piano rispetto all'anno scorso e fino ad ora mi sono dovuto fermare due volte perché per un'influenza. E ora però la gamba inizia diciamo a pedalare, la sento come la conosco io. E poi anche con Pasquale ci stiamo allenando, stiamo facendo un buon programma e ora io parto per il Marocco il 23 e sperando di cogliere almeno qualche piazzamento sul podio o anche un successo, non sarebbe male, anche per il morale, per dare anche soddisfazione alla squadra che fino ad ora diciamo ho stentato un pochettino a mostrare i miei veri valori. Quindi ti aspettiamo ai livelli che hanno contraddistinto la tua carriera tra i dilettanti. Diciamo un'altra cosa a proposito dei ragazzi campani, finalmente siamo tornati ad applaudire un campano vincitore, c'è riuscito Bernardo Riccio che ha firmato due volate delle sue al Giro del Sudafrica quando si è partiti spesso e volentieri con 25 gradi per arrivare a 45-50, quindi tra l'altro un Bernardo Riccio che abbiamo incontrato molto magro, molto più magro rispetto alle scorse stagioni, lui che è un velocista eccezionale, quindi portarlo in volata spesso e volentieri vuol dire anche essere premiati, quindi complimenti a Bernardo. Una battuta con Claudio Barbarisi, poi coinvolgiamo tutti quanti. Di volo parte questa nuova avventura, sai perché è giusto così, ciclismo per tutti. Sì, e questo grazie a Pasquale, stiamo tutti quanti seguendo i suoi consigli tecnici con l'amore dell'organizzazione di Vinicio e con l'ausilio di tanti amici cercheremo di portare alto il nome, quindi ciclismo per tutti e impegno da parte nostra. Ci sarà di nuovo la Gran Fondo di Maddaloni? Questa è una domanda, lo scorso anno eri protagonista tra gli organizzatori. Ma con Pasquale, sempre con Pasquale Mudo, stiamo preparando questa manifestazione. Eravamo già in atto con la data del 13 marzo, abbiamo avuto dei problemi con la federazione che c'era un accavallamento di date e abbiamo rimandato il tutto nel mese di settembre. Auguriamoci che tutto andrà bene per la seconda edizione. Bene, in bocca al lupo a Claudio Barbarisi, Vinicio Flamini, è così? È il tuo marchio nell'organizzazione di questo sodalizio che dà le prime pedalate, almeno quelle ufficiali. Sì, diciamo che il coinvolgimento di Pasquale è stato veramente contagiante. Diciamo è un'avventura che è nata, si può dire, nell'arco di un pomeriggio. Pasquale ha avuto questa idea di far nascere questa società, mi ha chiesto di affiancarlo, io sono stato onoratissimo di potergli dare una mano nell'organizzazione, nel tenere un po' le fila della squadra. Sono diciamo forse quello meno rappresentativo da un punto di vista atletico, c'è tantissima gente che fortunatamente ci saprà rappresentare bene sulla strada. Crediamo di poter dare un segnale significativo a questo sport, almeno dalla nostra regione, di far capire che è uno sport che è veramente per tutti, che veramente può dare a tutti quelli che gli si avvicinano. E speriamo di poter andare avanti bene. Tra l'altro c'è il gruppo su Facebook, quindi c'è modo anche per scherzare, per prendersi un po' in giro, allegramente. Gennaro Betti è ospite di questa serata, lui non è tesserato della Cycling for All, però è nella categoria amatoriale uno dei più forti, non solo a livello regionale. Scalatore Doc, ti abbiamo trovato qui questa sera, è stato un caso, però sappiamo, perché c'è la sportività che ti contraddistingue, che senz'altro apprezzi tantissimo questi momenti. Sono felicissimo di trovarmi qui questa sera, ciao a tutti innanzitutto, piacere Gennaro. E niente, innanzitutto un complimento ai nostri portacolori campani, siamo rimasti in pochi, però loro ci distinguono in tante gare importanti. Così mi sono trovato qui per caso, sono felicissimo di condividere qualche momento con voi e sicuramente sarò protagonista delle Gran Fondo più importanti, quelle che conteranno.
si corre per vincere, anche se poi non è mai facile perché bisogna fare la differenza ad alti livelli. Si corre sempre per vincere, purtroppo fare la differenza è sempre difficile, trovi sempre sulla strada il più forte di te, però, come si dice, venderemo cara la pelle. Benissimo, grazie a Gennaro Betti, c'è anche il dottor Centore che ha preso posto, magari lo ascoltiamo per una battuta. Sì, il padrone di casa Giacomo Garau, venga pure dottore. Caro Mino, complimenti per aver raccolto tanti appassionati e anche grandi campioni. Bisognerà pedalare, eh? Per ora è tutto facile, è bello quando si mangia, poi quando si soffre si pedala un po' meno. Sì, sì, infatti. No, ma l'ho fatto con piacere perché comunque è una bella cosa, un bel sport e niente. Così? Così, sì, sì, sì. Silver, però non hai detto che fai parte anche tu di questa squadra, di questo progetto, e anche tu sei partecipe di tante passeggiate insieme a noi, con me, con Pasquale, con Giacomo. Ci sono anche delle sfide in salita che diciamo vi scannate in salita. Vi scannate parole grosse, però ci sono conflitti di interessi. Grossi conflitti di interessi, insomma, per ora per la fascia del capitano. Per la fascia del capitano, questa. Manca Antonio Viola. Una battuta con il dottor Centore che è la moglie della nostra. Tra l'altro, quindi abbiamo la tesserata che rappresenta la Cycling for All, però volevo dire, appassionato e anche collezionista di biciclette bellissime. Ho ben 5 biciclette. E pratico il ciclismo dal lontano 96. Sto qui per accompagnare mia moglie, che sarebbe la prima tesserata donna di questa nuova squadra. Ecco, allora possiamo rendere meglio l'idea, cos'è la bicicletta? Possiamo dirlo anche alle tante signore che ci seguono. Sono molto contenta di far parte di questa squadra, anche perché la mia presenza qui possa essere un incoraggiamento a tutte le donne che riescono a trovare un po' di tempo libero per dedicarsi a questa attività salutare, ecco. Benissimo, con questo auspicio noi la ringraziamo e la salutiamo. Allora Pasquale, possiamo chiudere questo appuntamento, che poi anche ne abbiamo approfittato, un riepilogo dei risultati agonistici che non perdiamo mai di mira. I giovani hanno incominciato già la loro stagione, voi professionisti da un bel po', però facendo la conta dei professionisti ormai la mano basta, eh? Sì, purtroppo sì, perché comunque il ciclismo è uno sport che specialmente in Campania sta andando un po' decadendo. Io ho voluto fare anche questa squadra di ciclamatori, però con un occhio puntato sulle categorie giovanili in futuro, perché comunque è quello il mio obiettivo, incrementare il ciclismo in giovanile in Campania. E noi lo speriamo. Faccia Bella sarà il testimonial. Ma è il testimonial, speriamo che dalle persone che seguono questi giovani li sanno far crescere, sperando per loro di arrivare al professionismo come sono arrivato io e come Pasquale. Ok, in bocca al lupo a Pasquale Muto, a Roberto Cesaro, a tutti gli amici. L'applauso e allora chiudiamo con Fabrizio, è un diesel, può anche fare 500 chilometri, magari li farà a 30 all'ora, il che non è male, però li fa tutti. Sono di tutti i sovrappeso e sono l'accompagnatore ufficiale delle passeggiate di Pasquale e Roberto, 5, 6, 7 ore mi troveranno sempre. E poi basta una barretta di cioccolato, un po' di cioccolato in più per mandare tutto all'aria. C'è roba in più direi, un poco e si vede. Però non mi spiego perché non dimagrisco mai. Con tutti i chilometri. Non riesco a capirlo. Allora, qual è l'auspicio? E salutiamo gli amici, i tuoi compagni di squadra. L'auspicio, non credo che la squadra abbia le età agonistiche di alto livello, però sicuramente ci divertiremo tantissimo quest'anno. Perché in giro corridori non ne vedo, solo Pasquale e Roberto. Ha fatto bene. We'll be right back.